chi mangia sano non è in castigo. Marco, in effetti è così. Tu dici anche il mio stesso grembiule, vedi? Riporto esattamente quello che è il nostro lancio. Proprio perché mangiare sano vuol dire proprio stare in forma, ma vuol dire non perdere ovviamente quelli che sono i principi nutritivi e i gusti veri degli alimenti, dei nostri piatti. Prepareremo due creme, ad esempio, che possono essere utilizzate per finger food, per panini, anche per le merende per i bambini, ad esempio. E non è altro che delle creme di ceci e sesamo, senza aggiunta di sale, senza aggiunta di nulla che può far male, perché sono veramente delle creme della salute. E un'altra è una crema a base di tofu, quindi omega 3, diamo tanti fitoestrogeni anche al nostro organismo, quindi fattori di prevenzione, che andremo a aiutare a insaporire con delle olive taggiasche. Quindi come vedi sono semplicissimi prodotti, che ovviamente reperibili ovunque, ma che fanno del bene anche al nostro cuore grazie proprio alla quantità di fitonutrienti contenute che riescono a farci star bene. Quindi è importante un'alimentazione prevalentemente vegetale. Sì, prevalentemente vegetale, ricordandoci però anche che il pesce ha tante azioni protettive nel nostro sistema cardiovascolare e cerebrale, quindi di sicuro un paio di volte a settimana pesce non deve mai mancare, specie se azzurro, e poi sì, pochissimi latticini e ovviamente limitare il più possibile quelli che sono le carni rosse, gli insaccati e i salumi. Quello io direi assolutamente di evitarli nella nostra dieta. Se proprio non riusciamo, dobbiamo limitarli veramente al massimo. Spesso i bambini non amano molto frutta e verdura. È forse un errore dei genitori che glielo propongono in modo noioso? Sì, è colpa dei genitori, ma soprattutto dei genitori che loro stessi non vanno ad assaggiare e preparare certi piatti, secondo me. Perché il bambino cerca ovviamente di ricopiare poi quello che prepara e vede, insomma, mamma e papà mangiare. Quindi quando manca in questo caso l'esempio giusto, l'esempio sano in casa, va a perdersi anche nei bimbi. E basta però coinvolgerli durante la spesa, durante la cucina, e solitamente, per quello, per la mia esperienza, vedo che riescono ad appassionarsi.